Ed è stato presentato a Palazzo Pirelli una proposta di referendum per l'abolizione parziale della legge Merlin, con l'obiettivo di regolamentare la prostituzione. Per noi c'era Fabio Pasini. Vediamo. Noi adesso presentata la proposta, verrà assegnata alla commissione competente, che è la commissione affari istituzionali. Penso che già nel mese di gennaio la commissione possa uscire con il provvedimento, andare in aula, quindi comunque entro la fine di gennaio il provvedimento potrà essere sottoposto a tutte le altre regioni, a parte che noi comunque in ogni caso in via cautelativa manderemo questa nostra proposta anche ad altri consigli regionali, in modo tale che si possano già fin da subito adoperare anche loro. La legge è una proposta di gruppi consigliari che fanno parte della maggioranza, c'è la Lega Nord, la Lista Civica Maroni, Forza Italia e poi i Fratelli d'Italia. Un'iniziativa ovviamente che non ha nulla a che vedere col programma elettorale, non c'entra nulla il Presidente o la Giunta, è la nostra iniziativa come gruppi consigliari, legittima, perché noi vogliamo comunque porre a livello nazionale questo, che è un tema assolutamente importante, perché troppo spesso è stato, diciamo così, posto in maniera un po' ipocrita. Ecco, purtroppo insomma lo sappiamo benissimo che ci sono già tanti esercizi che in qualche maniera raggirano la legge Merlin. Pensate ai centri massaggi gestiti dai cinesi, queste sono delle case di tolleranza vecchia maniera e nessuno dice nulla, quindi fosse meglio veramente andare ad un'abrogazione parziale di questa legge, mantenendo in vita quelle norme di buon senso assolutamente che sono ancora attuali. Ci mancherebbe altro, quando si punisce lo sfruttamento della prostituzione, l'induzione alla prostituzione, quando si condanna la prostituzione minorile, queste norme noi le manteniamo. Cancelliamo solo quella parte che ovviamente non ci consente di regolamentare la prostituzione, di renderla legale, per far sì che le prostitute possano assolutamente esercitare la propria attività per conto proprio e naturalmente pagare anche le tasse, avere un'assistenza sanitaria, pagare i contributi previdenziali, perché non domani una pensione. L'intento che c'era dietro la Merlina era un intento nobile, che era quello di tutelare la libertà e la dignità della persona, voglio dire diritti costituzionalmente garantiti. Poi di fatto ci rendiamo conto che di fronte ai flussi migratori che sono esplosi soprattutto a partire dalla fine degli anni 80 in poi, questo non è possibile, perché il fenomeno della prostituzione è in mano alle organizzazioni malavitose e quindi oggettivamente il problema dello sfruttamento è un problema vero, quindi si tratta di regolamentarlo in modo nuovo, insomma superando quello che sono i limiti della Merlin, che è una legge vecchia perché è del 58, che ha diciamo che è scritta, che è anche una legge mal concepita al suo interno, perché voi pensate alla prostituta che paga col proprio lavoro una donna delle pulizie che gli fa i servizi in casa, la donna delle pulizie è soggetta al reato di sfruttamento, quindi è una legge che ha dei cortocircuiti dal punto di vista normativo significativi. L'obiettivo, visto che a partire dal 2001, che è la presentazione in Parlamento del primo progetto di legge, insomma in tempi recenti, finalizzato a rivedere alcune parti della Merlin, ai giorni nostri se ne è parlato in maniera abbastanza frequente, ma in maniera abbastanza insistente. Tutti i tentativi non sono andati a buon fine, ci proviamo anche noi con un'iniziativa consigliare, ovviamente pensando di raccogliere delle adesioni anche da parte degli altri gruppi consigliari, perché si tratta appunto di una battaglia di civiltà, di buon senso e una battaglia a mio giudizio anche giuridica per rivedere una norma che non ha regolamentato il fenomeno, perché di questo si tratta, e quindi incominciare questo percorso. Dopodiché l'intervento finalizzato a regolamentare in un modo nuovo il fenomeno è il secondo tempo della stessa partita. Per ora giochiamo solo il primo tempo. Con che tempi potrebbe essere votata dal Consiglio? Fine gennaio potremmo riuscire ad andare in aula, perché dopo l'assegnazione in commissione ci arriverà in seconda commissione a gennaio, una o due sedute in commissione sono sufficienti, dopodiché si andrà in aula penso entro la fine di gennaio dovremmo riuscire ad andare in aula. È un caso che gli stati federali siano quelli in cui la prostituzione è regolamentata e gestita meglio? Non è assolutamente un caso, per la semplice ragione che negli stati federali viene demandato alle entità federate, quindi alle piccole realtà, la regolamentazione di un fenomeno che gestito a livello centrale sfugge sia nelle sue reali dimensioni del problema e sfuggono anche le modalità di intervento, di controllo effettivo sul territorio. È un problema in ultima analisi, oltre che di civiltà giuridica, di buon senso e sociale, è anche un problema territoriale, perché
effettivamente è un problema che riguarda le strade, le piazze, le vie delle città la sera dalle 21-22 in poi.